Quando il lavoro era un mestiere, scatti inediti di Biellesi sul posto di lavoro presenti negli archivi della Fondazione Cassa di Risparmio di Bella e dei fotografi Lino Cremon, Cesare Valerio e Giancarlo Terreo. Questa mostra è allestita nello spazio cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Si tratta di un corpus di foto molto ampio che va dagli anni 30 agli anni 60 all'incirca e che è tratto dagli archivi fotografici della Fondazione, tra l'altro sempre disponibili e consultabili presso Spazio Cultura, che racconta una Biella che non c'è più ma che sicuramente può essere uno spunto per il futuro. Biella all'opera quindi è una carrellata di immagini che raccontano appunto uomini e donne stanchi per il lavoro ma felici e fieri di quello che facevano, un concetto che oggi a volte viene un po' messo da parte rispetto a quello che è il problema del lavoro e che è l'orgoglio, il piacere di far bene quello che si sa fare, quello che si è imparato a fare magari già quando si era giovani e che per tutta la vita ci accompagnerà attraverso le varie vicissitudini del mondo del lavoro. La fotografia storica torna di scena allo Spazio Cultura, come già un anno fa abbiamo messo in scena i negozi storici del centro di Biella. Quest'anno le fotografie di Spazio Cultura parlano di lavoro, o meglio di mestieri. Le fotografie in effetti che ci sono in mostra sono di proprietà della Fondazione, sono state tratte dagli archivi fotografici storici che l'ente ha acquisito negli ultimi decenni, in particolare l'archivio Valerio e l'archivio Cremon, due fotografi che i biellesi un pochino più anziani ricorderanno benissimo, insomma, negli anni 50 e 60 in giro per Biella. La mostra appunto parla di lavoro, di mestieri, perché in effetti guardando queste fotografie ci accorgiamo come 50 anni fa il mondo del lavoro era davvero il mondo dei mestieri, dove lavorare voleva dire imparare una professione, magari carpendo i segreti dai più anziani, e il lavoro era davvero identitario, cioè dava un'identità precisa alla persona, oltre che naturalmente una sua dignità. Cioè tutte queste persone che ci parlano da queste fotografie sanno esattamente che lavoro fanno, lo mostrano con orgoglio, magari con un filo di stanchezza, eppure sempre con una grandissima fierezza. Se abbiamo già collaborato nell'ambito di questa mostra con alcuni privati che hanno messo a disposizione alcune fotografie e soprattutto oggetti e documenti che sono qui in mostra a corredo appunto della mostra fotografica. Naturalmente, come già per la mostra sui negozi storici, la Fondazione è attenta al tema della fotografia storica, alla memoria fotografica del territorio, quindi i privati che avessero fotografie su questo tema, che volessero appunto portarle alla Fondazione, se non donarle, comunque magari farle semplicemente digitalizzare affinché rimangano comunque in un archivio pubblico, sono i benvenuti. Fotografie meritevoli erano davvero tantissime che abbiamo dovuto appunto suddividere la mostra in due atti. Il primo atto sarà inaugurato appunto oggi, venerdì 3 luglio, con 40 fotografie e si concluderà il 26 di luglio. Dal 27 di luglio al 6 settembre ci saranno altre 40 fotografie, quindi i visitatori sono invitati allo Spazio Cultura due volte nell'arco dell'estate. La mostra sarà aperta fino al 6 di settembre. Su settimana Spazio Cultura è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Questa foto direi che non ha bisogno di tante spiegazioni, parla da sola, è bellissima, peraltro è un punto della città che tutti, anche i bambini, di fatto riconoscono, perché questa è la Fons Vite, quindi il vigile è proprio nell'incrocio tra Viale Matteotti, l'inizio di Via Italia, in un punto in cui oggi peraltro non servirebbe neanche più, visto che Via Italia è chiusa al traffico di fatto. All'epoca con le 500, le 1100 il traffico era poco, cominciava ad aumentare e quindi il vigile serviva. Peraltro da queste fotografie si notano anche tantissimi dettagli, come lo stile proprio delle persone, gli abiti, gli uomini tutti in giacca e cravatta, le donne vestite bene. Questa è una foto del 1960 di Lino Cremon. Questa è una foto di Cesare Valerio del 1950. Il luogo è facilmente riconoscibile perché è di fatto ancora così oggi, è Piazza Duomo all'angolo con Via dei Seminari e Via Mendola.
Sottotitolo di questa immagine potrebbe essere l'orgoglio, perché è davvero una sfilata appunto dei netturbini di Biella, probabilmente in occasione della festa patronale del santo patrono della professione. Comunque davvero una fotografia curiosa, anche per i mezzi, insomma, dei netturbini di allora, davvero caratteristici per noi oggi. Questa è una foto di Giancarlo Terreo, quindi ci sono anche alcune foto dell'archivio Terreo, un paio in realtà, scattata in realtà un po' più tardi rispetto alle altre in mostra. Siamo nel 1968 a Buronzo, quindi facciamo una capatina nel Vercellese, e Terreo, che era proprio un fotoreporter, amava molto ritrarre questi personaggi popolari e direi anche fotogenici dal suo punto di vista. Evidentemente si è rimbattuto in questo maniscalco fuori dalla sua bottega, con il ferro di cavallo, l'insegna ancora scritta a pennello, diciamo, sulla facciata, e aveva appunto dedicato qualche scatto del suo rullino a questa persona, e noi ne siamo oggi contenti. Lo Spazio Cultura appunto vi aspetta due volte, ripeto, perché la mostra è in due atti, quindi la prima volta venite a luglio e la seconda, insomma, dal 27 di luglio in avanti. Grazie.